L'edonismo è la dottrina secondo cui il dolce piacere dei sensi, edonee, scevro di accesa passionalità, è fonte di felicità ed è il fine della vita morale. Tale ehm, dottrina fu formulata da Aristippo di Cirene nel IV secolo a.C., discepolo di Socrate e fondatore della scuola cirenaica. Sostenitori di un moderato edonismo furono Democrito. Eudosso di Cirene e gli Epicurei nel quarto, eh, dal IV al III secolo a.C. Questi ne praticavano e insegnavano una forma razionale, quella del piacere in riposo, in stand-by potremmo dire oggi, non istintivo e sfrenato. Nella filosofia moderna l'edonismo fu riproposto dai libertini e dai, e dai filosofi illuministi. La dottrina utilitaristica di Bentham invece non è conforme all'edonismo perché non considera il piacere individuale ma quello ostensibile universalmente.